Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSir, il format che vi farà vedere l'inglese sotto una nuova luce. Se vi sono piaciuti i nostri video precedenti, sia di iSir che dei condotti PS, Gimplotti e Anno della nostra infanzia, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così che quando pubblicherò un nuovo video voi ne sarete informati. Inoltre, vi consiglio di andare a visitare il nostro nuovo sito internet www.borderlineitalia.com. Oggi parlerò di una tematica che dividerò in due episodi che fa impazzire noi italiani. Perché? In italiano noi leggiamo quello che scriviamo, in inglese no. Detto ciò, oggi parleremo degli omofoni. Gli omofoni sono quelle parole in inglese che la pronuncia è identica, ma si scrivono in maniera completamente diversa. Ce ne sono tantissimi in inglese e io riporterò alcuni esempi, quelli che a me, insomma, mi hanno fatto impazzire e quelli che io ritengo che uso tutti i giorni. Come iniziare questa cosa se non parlare del nome del format, iSir? Nella fattispecie mi focalizzo su I. I significa sì. È vero che molto spesso viene utilizzato in ambito militare per dire appunto sì signore, tipo I sir, I aye, roba di questo tipo, però in alcuni dialetti, per esempio quello scozzese, viene utilizzato in sostituzione del yes, in qualunque discussione. La pronuncia di I, scritto A-Y-E, è la stessa di I, di occhio, E-Y-E, e se ancora non ci avete fatto caso, è identica alla parola I, per dire io. Un altro esempio è la parola tu, scritto T-O-O, che significa troppo o anche, in base al caso. Tu, T-W-O, e tu, T-O. Tutte e tre hanno la stessa pronuncia. Mi ricordo che a scuola mi avevano convinto che tu si pronunciava tipo ciu, solo perché ci stava un V doppio, no? Il V doppio è muto, quindi non cambia niente. L'unico appunto è che in alcuni casi la preposizione tu può essere pronunciata come tu, non c'è un suono più lungo, però in tutti gli altri casi in cui si pronuncia con la U più lunga, quindi tu, la pronuncia è identica a T-O-O e a T-W-O. Possiamo fare un esempio che li usa tutti e tre. I want to have two cars. Me too, bro. Un altro esempio è which. W-H-I-C-H, che significa quale. E which, W-I-T-C-H, che significa strega. Come on, say it with me, or you'll burn in hellfire. Un altro esempio è in. I-N, in. I-N-N, o meglio dire I-W-N. In è una preposizione, invece l'altro significa locanda. Non so se voi avete mai visto la serie televisiva Una mamma ben amica. Una delle protagoniste, cioè Lorelai Gilmore, aveva una locanda chiamata The Dragonfly Inn. Hi everyone, welcome to the Dragonfly Inn. Abbiamo poi Bear, B-A-R-E, e Bear, B-E-A-R. Bear significa un paio di cose. Può significare nudo, non nel senso di corpo nudo, perché quello è naked, ma nudo nel senso tipo a mani nude o a piedi nudi, tipo barefoot. Però può significare anche al limite. Lo stesso significato di limite si può utilizzare anche come avverbio, tipo I barely passed the exam. Ho passato a malapena l'esame. Poi abbiamo break, B-R-I-K-E, che significa freno o frenare, to break. Poi abbiamo break, B-R-E-A-K, che significa rompere o significa fare una pausa. Have a break, have a... Oh, ma quella mi fa impazzire di più, ragazzi, è questa qua. Questa proprio mi fa impazzire. Tuttora non mi convinco che hanno la stessa pronuncia, ma ce l'hanno. Flower, F-L-O-U-R, che significa farina, e flower, F-L-O-W-E-R, che significa fiore. Questa proprio... C'è un'altra che mi fa impazzire, sempre inerente al cibo, che è time, T-H-Y-M-E, e time, T-I-M-E. Nel primo caso parliamo del timo, la spezia, nel secondo caso parliamo del tempo.
Io mi ricordo una volta sono andata sul mercato e ho chiesto a un tizio che lavorava là: "Hey man, do you have time?" E lui sta là tipo 2 secondi a guardarmi, perché anche lui diceva: "Ma cosa mi stai chiedendo, il timo se ho del tempo?" Poi abbiamo Knight, che N-I-G-H-T, è Knight, N-I-G-H-T. Hanno la stessa pronuncia, semplicemente che il primo caso significa il cavaliere, e mi raccomando, al cavaliere nero non lui è da mica cazzo. E invece Knight, vabbè, significa notte, basta. Io avrei concluso qua se non fosse che ieri nel mio lavoro mi sono imbattuto di un altro di questi omofoni che io non conoscevo. L'hanno la stessa traduzione in italiano, che è discreto. Però gli inglesi hanno la stessa pronuncia, ma hanno 2 spelling diversi in base al caso. Se noi diciamo discreto in italiano per indicare qualcosa di discreto, di oculato, tipo sei una persona discreta, allora tu dici discreet. Quindi la leggo perché è nuova anche per me: D-I-S-C-R-E-E-T. Se invece volete utilizzare discreto come l'opposto di continuo, nel senso matematico, per chi ha fatto studi scientifici sa benissimo di cosa sto parlando, in quel caso discreto si scrive D-I-S-C-R-E-E-T-E. Ragazzi, di questi ce ne sono tantissimi, ma non posso fare tutti gli esempi. Vi ripeto, iscriviti al canale, attiva la campanellina, visitare il nostro sito internet. Ci vediamo col prossimo episodio, che parleremo degli omografi. Ciao!